Il programma è presentato da Benvenuti gentilissimi telespettatori ad una nuova puntata della rubrica Pillole Giuridiche realizzata in collaborazione con la nostra bravissima avvocata Paola Anna Lacorte del Foro di Perugia. Buonasera. Ovviamente vi ricordo che questa rubrica vi vuole informare innanzitutto su quali sono i vostri diritti e come difenderli con un linguaggio comprensibile a tutti, anche per i non addetti ai lavori. Oggi parliamo di felicità. Nell'intreccio di pensieri che descrivono la vita umana, la felicità tra i più dinamici e difficili da percepire, ma è anche il più immediato e irrinunciabile. A che cosa possono ambire gli individui se non alla felicità? Come possiamo vivere e sentirci attivi e padroni di noi stessi se siamo nel dolore e nella desolazione? Dell'importanza sociale della felicità di un paese se ne sono resi conto molti ordinamenti giuridici, tanto da inserire la felicità tra i diritti fondamentali. Un noto esempio è la Costituzione americana. Dunque, avvocata Lacorte, quindi esiste il diritto ad essere felici? E in cosa consiste? Allora, questo è un diritto che, come ha anticipato lei, i padri costituenti americani hanno inserito nella dichiarazione di indipendenza. Il perseguimento della felicità insieme alla vita e alla libertà è uno degli obiettivi da tutelare e da garantire. E l'ispiratore Benjamin Franklin è stato il filosofo napoletano Gaetano Filingeri. Questo dettaglio ci tengo a puntualizzarlo, perché è stato proprio un italiano che poi ha portato questo inserimento all'interno della Carta Costituzionale degli Stati Uniti d'America del riconoscimento del diritto ad essere felici. Il diritto alla felicità non è qualcosa di estraneo, quindi ad un linguaggio giuridico, ma al contrario è un diritto che viene quindi espletato all'interno delle carte costituzionali. Anche se in alcune carte costituzionali, come ad esempio la nostra, non viene richiamato in maniera diretta, ma viene tutelato in maniera indiretta dal nostro articolo 3 della nostra carta costituzionale, ovvero l'articolo dedicato alla garanzia dell'uguaglianza. Vero è che senza etica della responsabilità di ogni individuo e quindi anche dello Stato in sé, è difficile riuscire a garantire il diritto alla felicità ad ogni cittadino. Quindi tutti i cittadini sono comunque chiamati, per quanto non venga identificato in maniera esplicita all'interno della Carta Costituzionale come quella italiana, richiede comunque una grande partecipazione, una grande attività affinché si possa raggiungere questo diritto anche in capo allo Stato. Lo Stato deve farsi carico di garantire ai propri cittadini, quindi attraverso gli strumenti che lui ha e che può utilizzare, offrendo quindi la possibilità di poter garantire al proprio cittadino di raggiungere i propri obiettivi. L'ordinamento giuridico, avvocata Lacorte, italiano tutela il diritto alla felicità? Come ho anticipato, nella nostra Carta Costituzionale non c'è una vera e propria garanzia del diritto alla felicità, non viene proprio esplicitato in maniera chiara, anche se nel dicembre del 2019 c'è stata una proposta e un disegno di legge con il quale si è chiesto proprio di introdurre all'interno dell'articolo 3 l'inserimento all'inizio di questo articolo della citazione: tutti i cittadini hanno diritto di essere felici.
La proposta di riforma costituzionale, quindi in materia di riconoscimento del diritto alla felicità, è una proposta di legge del 23 dicembre 2019 avanzata da Bellucci, Meloni e altri. Quindi adesso, tenuto conto che l'attuale Presidente del Consiglio è Giorgia Meloni, probabilmente si porterà avanti questo progetto. La felicità quindi è qualcosa che non è dal punto di vista giuridico ben definito e ben tutelato. Lo ritroviamo nella tutela indiretta all'interno della nostra Carta Costituzionale e quindi facendo coincidere con la libertà del pensiero, facendo coincidere con le libertà personali, il riconoscimento quindi delle libertà, il sostegno da parte dello Stato e la responsabilità dello Stato nel garantire l'eguaglianza, sono degli strumenti indiretti che oggigiorno ci garantiscono questo diritto alla felicità. Mentre per quanto riguarda la tutela del diritto alla felicità all'interno del codice civile, quindi per quanto riguarda una tutela civilistica del diritto alla felicità, ci troviamo di fronte ad un sistema un pochino diverso, dove il diritto civile tende più che altro a tutelare quelli che sono gli interessi contrattualistici derivanti da obbligazioni e quindi la felicità è il motivo dell'agire nel diritto civile e che il contratto, prima ancora che essere un vincolo giuridico, è un primum movis, cioè dell'animo umano rispetto ai rapporti di relazione, oltre che un impulso del suo tendere alla felicità. Ma nel diritto civile dobbiamo comunque confrontarci come uno strumento di promozione al raggiungimento della felicità. Sicuramente essendoci gli interessi distribuiti nelle diverse posizioni, sappiamo che se vi è un inadempimento contrattuale, da una parte c'è l'espletamento dell'azione, dell'agire, della possibilità di ottenere il recupero di quelle somme che possono offrire ad una parte magari un raggiungimento di un obiettivo, ma dall'altra si vengono a creare delle situazioni sicuramente che non sono ravvisabili nel diritto alla felicità. Quindi anche il diritto civile è uno strumento che va comunque utilizzato per perseguire ovviamente questo nobile obiettivo, quello di essere comunque felici. Però ecco, non si presta solo a questo e quindi le norme attualmente ci consentono di tutelare i nostri diritti, c'è sempre l'altro lato della medaglia. Ecco. È possibile misurare la felicità di un paese? L'Italia è un paese felice, Avvocata La Corte? Allora, l'Italia oggi è al 47esimo posto tra i paesi nella lista dei 156 paesi più felici. Vede questa lista come capolista la Finlandia, sul podio anche la Norvegia, seguito dalla Danimarca. Nonostante comunque l'Italia abbia oggi il 47esimo posto, abbiamo fatto comunque un passo avanti perché l'anno scorso eravamo i 48esimi. Quindi in Italia è stata riconosciuta un miglioramento. Nell'analisi di queste statistiche, di questi dati, abbiamo visto che i fattori di benessere che hanno dato il via a questa lista degli stati più felici, dove i cittadini vivono in maniera più felice, sono stati il reddito, la salute, l'istruzione, il lavoro, le aspettative di vita, stato sociale, ma anche dati negativi come la corruzione. E per la prima volta quest'anno è stata inclusa tra gli indicatori anche la felicità degli immigrati. Quindi in questa analisi, in questa statistica, si è tenuto conto di questi indici e l'Italia è al 47esimo posto sui 156 paesi. Abbiamo visto, Avvocata La Corte, gli indici per calcolare la felicità. Esistono quelli per calcolare invece l'infelicità? Esistono anche questi indici.
Lo standard di valutazione è sempre la qualità della vita. E, ad esempio, uno di questi indici è il numero dei suicidi, la crisi delle famiglie, la disoccupazione, le malattie, soprattutto quelle psichiatriche e psicologiche, rientrano nei fattori che ci consentono di capire anche la non alfabetizzazione. Quindi ci sono diversi valori anche attraverso i quali, insomma, è possibile capire qual è l'effettivo stato di un paese. Sorprende ad esempio che il capolista di questa analisi fatta dall'ONU ci sia la Finlandia come lo stato più felice tra i 156 stati, pur avendo la Finlandia una percentuale di suicidi molto elevati. Quello che si è andato ad analizzare è il benessere effettivo e la possibilità di vivere serenamente sul territorio, anche grazie ai servizi che lo Stato offre ai propri cittadini. E sempre dall'analisi ciò che è emerso è che, pur essendoci una grande presenza dello Stato a garantire determinati servizi e a curare quelle che sono le esigenze dei propri cittadini, vi sono altri fattori che comunque rispetto ai quali lo Stato non può far nulla. Questi fattori si sostanziano nella soggettività degli individui e quindi ci sono delle circostanze in cui neppure un'attenzione così importante come ci ha dato l'esempio la Finlandia è in grado di garantire la felicità ai propri cittadini. Brevi conclusioni, Avvocata La Corte. Il diritto alla felicità e il diritto ad essere felici, come Kant aveva compreso, nessun uomo può essere costretto ad essere felice nello stesso modo in cui lo siano gli altri. Essendo la felicità individuale assolutamente soggettiva, con il limite del rispetto delle libertà altrui. Quindi bisogna prendere consapevolezza che la felicità si sostanzia nella possibilità e nella libertà di autodeterminarsi, nel rispetto delle regole dell'ordinamento in cui si vive. Le regole sono fondamentali anche per creare gli strumenti necessari e utili per raggiungere i propri obiettivi e lo Stato deve offrire ai propri cittadini tutti quegli strumenti in grado di garantire ad ognuno di loro la dignità della persona. Dunque tutelate il vostro diritto, ovviamente, cari telespettatori, ad essere felici. Se avete dei quesiti da porci potete scriverci sempre a pgiuridiche@gmail.com. Io ringrazio la nostra bravissima avvocata Paola Anna La Corte del Foro di Perugia. Grazie a voi e alla prossima. Grazie. Arrivederci. Il programma è presentato da...